Non dico benvenuti, ma ben trovati stasera. Per me, quando mi sono non candidato, eletto sindaco di Sessa, il sindaco deve sognare la sua città. E quindi i sogni, poi ci sta la verifica se quel sogno che è fatto si sta realizzando. E io ho fatto un sogno della mia città nel primo anno di amministrazione e negli anni a seguire. E quindi io tutte le mattine, i pomeriggi, la sera, sono come voi in questo periodo. Io sono sempre stanco. Perché sono stanco? Sono stanco perché do tutto me stesso per realizzare quel sogno per la mia città, per la nostra città. E vedete, non c'è nessuna cosa bella al mondo quando tu rientri a casa e sei stanco perché hai lavorato per qualcosa che tu ami. E questa cosa io l'ho vista, ragazzi, in questi giorni con voi, che l'impegno, la determinazione, la passione mettendo in questa manifestazione, se siete, scusate la presunzione, come il sindaco di Sessa, perché voi amate come me la città, il nostro territorio, le persone, voi avete la faccia stanca però contenta, gli occhi danno una serenità che si legge, perché state facendo una cosa con amore. Io dico sempre, lo dico a tutti, chi ci mette passione, determinazione, amore, alla fine il risultato lo raggiunge. E una delle giornate più belle della mia vita è stata proprio quando sono stato con voi a Roma, che mi avete invitato, che quasi voi non ci credevate che io sarei venuto con voi, ma io ci sono venuto proprio perché io quella mattina, il sindaco di Sessa era come Carmine, era come Dino, era come Francesco, cioè io mi sento uno di voi, e questo è il ruolo del sindaco, è quello di immedesimarsi nel popolo che lui ama, perché io vi amo a tutti. E la cosa più bella è che si è creato, e oggi lo posso dire, quindi quel sogno che io avevo per il primo anno di amministrazione si è realizzato forse in anticipo, di quello di aver creato che ognuno di noi si sente il sindaco di Sessa, quello che io volevo, perché voi vi sentite pure voi amministrazione comunale, quindi insieme condividendo i programmi e i progetti per la rinascita del nostro territorio diventa più facile. Io posso pure fare per la figura, ma la fare il sindaco da solo non è niente. Se la facciamo tutti insieme, vuol dire che abbiamo realizzato il sogno della rinascita. Quando siamo stati a Roma quella mattina nell'organizzazione, quindi la passeggiata che si fa il sindaco con il suo territorio, con quella manifestazione, con queste persone che io conoscevo ma non da vicino, diciamo, è stata una bellissima giornata perché l'emozione che tu provi quando ti trovi in un luogo, ecco, giustamente stiamo parlando della capitale, dove c'era rappresentata non solo Sessa, ma tu vedevi Sessa che stava vicino Rimini, vicino Forlì, vicino Matera, vicino Empoli, cioè, stava sul trono. Cioè significa che Sessa finalmente è uscita, diciamo, fuori dai cappuccini, fuori dall'Appia, e questo è quello che dobbiamo, è questo che voi avete fatto. Io non finirò mai di ringraziarvi, voi che avete portato il nome di Sessa in una location nazionale, e grazie soprattutto a Adolfo, che anche lui è uno come me, come voi, ama il territorio. Quando viene da me lo vedo proprio l'entusiasmo che mi dà, e voi siete quelli che state dando con l'umiltà che vi appartiene come me,
la forza a me e all'amministrazione, alla nostra città, di rialzarsi. E questa è la cosa più bella di queste manifestazioni. È chiaro che ormai io ho la fortuna di avere ereditato questa manifestazione, ho la fortuna di averla ereditata, ma ho altrettanto il compito e il dovere di migliorarla insieme a voi. Io sto pensando in questi giorni di, perché poi esistono le cose, le condivide, ascolta, sto pensando che alla rotonda delle case popolari, quello di ne parlavamo insieme, nella ristrutturazione del decoro della città, di mettere il simbolo della Tamurra alla rotonda, per dare proprio il segnale che noi questa è una manifestazione che farà parte della programmazione annuale sempre dell'amministrazione comunale e anche chi viene dopo l'amministrazione mia, quindi deve essere, tra virgolette, non esageriamo, però una seconda settimana santa, voglio dire, proprio perché noi, il nostro calendario sotto l'aspetto culturale deve essere pieno, cioè noi dobbiamo fare Sessa Lunga, la nostra città, come Sessa degli eventi, e quindi dobbiamo, diciamo, organizzare eventi sulla città che vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre. E quindi queste manifestazioni sono soprattutto a far vivere la nostra città, dei nostri concittadini, ma soprattutto da persone che vengono dall'esterno. Il compito mio, in questa fase, diciamo, è mio e dell'amministrazione, quindi dei consiglieri comunali, dell'esecutivo, quello là di attrezzare una città ad altezza d'uomo, cioè chi viene a Sessa deve trovare una città accogliente, e quindi l'appello che faccio anche ai nostri commercianti, come dicevi, i commercianti devono avere il sorriso sulle labbra, perché il sorriso non costa niente, mi spiegavano i convegni una volta. Allora deve essere un gioco di squadra che stiamo facendo in questa occasione, e come già abbiamo fatto in altre occasioni. Quindi il compito, come diceva l'amico, io ho la fortuna, noi abbiamo la fortuna di essere figli di un territorio che ha una storia che poche comunità hanno, e quindi l'impegno dell'amministrazione è quello di far rivivere con i tempi di oggi il nostro patrimonio culturale, perché non ce l'ha nessuno. L'impegno della, dove stiamo qua, in questa sede, questa era chiusa. La biblioteca comunale che stasera, perché non è un caso quando ti dissi a te facciamo della biblioteca comunale, perché questo qua è un luogo culturale, e la festa non è solo una festa popolare, ma è una festa popolare ma anche culturale. È il luogo, è il simbolo che noi stasera stiamo presentando questa edizione della Tamurra in uno dei monumenti più belli e più importanti di Sessa. Vedete che questo sarà un luogo di eventi. Io ho chiuso, voglio dire, ai ragazzi, voi dovete sapere tutto che siete quelli là che mi chiedete il mio posto, quello che porta avanti i programmi amministrativi. Questo sarà un luogo di eventi. A giorno inizieranno i lavori per il completamento del castello. Avete visto il teatro romano, lo abbiamo abbellito, lì abbiamo dato dignità. Adesso abbiamo attivato pure la procedura per tirare fuori l'anfiteatro, cioè il Sessa Lunga avrà il Ponte Rotondo, il teatro romano, l'anfiteatro e il castello, e noi veniamo dopo Roma con Pepe nella nostra città. Allora organizzare questi eventi e preparare la città a questi eventi può far rinascere il nostro territorio, anche e soprattutto sotto l'aspetto economico e sociale. Perché le manifestazioni culturali non si devono vedere solo sotto l'aspetto del divertimento. Chi amministra, chi le organizza, pensa pure al territorio sotto l'aspetto economico e sociale, perché poi lo sviluppo viene visto a livello integrale, e io insieme a voi, tutti insieme, abbiamo il compito di guardare, e l'obiettivo deve essere sempre e solamente uno: lo sviluppo sul territorio, sul nostro territorio. Io voglio chiudere perché ho il consiglio comunale, però ci tengo
a ringraziare di nuovo voi per quello che date al territorio, i commercianti che stanno contribuendo a questa riuscita della nostra della manifestazione, ma un particolare ringraziamento lo voglio fare soprattutto alle forze dell'ordine, che veramente stanno facendo un lavoro stupendo per garantire la sicurezza a noi cittadini. E lo dico io da prima cittadino, stavolta da sindaco di Sesta, veramente stanno facendo un lavoro, e tu l'hai visto, che di collaborazione, perché la cosa bella è che abbiamo creato una squadra sul territorio, la chiesa, le prologo, le associazioni, le forze dell'ordine, l'amministrazione comunale, siamo un'unica squadra, e questo